Che l'arresto dei 24 indipendentisti abbia riacceso lo spirito folcloristico della Lega è fuori da ogni dubbio. Era da Riva degli Schiavoni di qualche anno fa che non si vedevano scene così. Arrestateci tutti! Arrestateci tutti! In Piazza dei Signori a Verona il Carroccio si è riunito per chiedere la liberazione degli arrestati. Fuori subito o li liberiamo noi, ha detto il segretario Salvini. Liberi subito. Liberi subito, non si possono arrestare le idee e le intenzioni, non si possono processare 24 padri e madri di famiglia perché lo Stato italiano in 2 anni gli ha scovato una ruspa fatta da carro armato e perché vogliono l'autonomia o l'indipendenza. E quindi la priorità è liberi subito. Sul palco veronese tutti i vertici della Lega Nord si è rivisto anche Umberto Bossi. Per il Senatur i magistrati con quest'inchiesta hanno risvegliato la Padania. Per il sindaco della città scaligera Flavio Tosi, non propriamente un secessionista, lo Stato dovrebbe cambiare obiettivi perché l'allarme vero non è rappresentato dagli indipendentisti. Forse lo Stato dovrebbe occuparsi di chi realmente genera allarme sociale, di chi genera insicurezza, di chi genera degrado, anziché occuparsi di gente innocua che nulla ha fatto, che sicuramente non merita di stare in galera. A me personalmente possono stare antipatici, simpatici, posso avere anche idee diverse, però è scandaloso che uno Stato abbia sputtanato centinaia di migliaia di euro per intercettare, seguire, processare, poi perché sarà così, delle persone che se anticipavano la loro manifestazione e le loro idee di qualche mese potevano andare a carnevale.